Allora, dunque, per questa edizione di Fantini a cavallo, ovviamente c'è sempre il nostro partner Suzuki Sarkar. Suzuki Sarkar che ci accompagna nei vari punti nevralgici dove andiamo a trovare i nostri assassini, chiamiamoli così perché sono ancora nell'immaginario collettivo dei senesi 10 assassini, e sono insieme a Rachele Franchi. Dunque Rachele, parliamo un attimino della macchina e parliamo anche insomma della vostra passione, perché la famiglia Franchi, oltre ad avere Suzuki Sarkar, la famiglia Franchi è molto collegata al mondo dei cavalli, quindi parlaci un po' e faccio una breve introduzione. Allora, oggi siamo venuti con la Suzuki Sways, che è una familiare molto comoda, spaziosa e soprattutto con tecnologie all'avanguardia. Infatti è una full hybrid e di conseguenza i consumi si possono paragonare a quelli di un'utilitaria, quindi sono molto bassi, e questo anche perché Suzuki e noi stiamo molto attenti all'ambiente, infatti ha emissioni molto basse. E per i cavalli, sì, anche noi siamo molto legati ai cavalli, infatti però noi sul salto ostacoli, noi facciamo salto ostacoli. E questo. Quindi questo si è creato questo connubio, quant'è che ormai va avanti l'attività a livello ovviamente della Suzuki Sarkar? Io sono la quinta generazione, quindi diciamo che il Sarkar è una tradizione dell'auto a Siena da sempre, e il nostro obiettivo ovviamente è avere trasparenza con i nostri clienti, e siamo sempre a disposizione per chiunque abbia una domanda, una curiosità o comunque un bisogno, ecco. Ecco, allora auguriamo veramente di poter proseguire in questo percorso. Noi ringraziamo la Suzuki che ci ha fornito ovviamente la macchina per poter andare a giro con i nostri fantini. Ringraziamo Rachele in persona che è stata qui con noi, e speriamo allora che possa proseguire degnamente questa avventura. Io ringrazio voi per averci dato anche l'opportunità di accompagnarvi in questa esperienza bellissima, anche a conoscere tutti i vari fantini, e grazie. Grazie a voi, grazie a Suzuki Sarkar, proseguiamo il nostro cammino. Siamo nella scuderia di Giuseppe Zed, detto Gingillo, una bellissima scuderia. Quant'è che ti sei trasferito qua? Ormai sono 10 anni. 10 anni? Mm. Passai veloce, eh? Sì. Io mi ricordo quando avevi acquistato, sì, e sì, venivo a trovarti. Allora, partiamo dal cavallo che sarà presente alle previsite e poi alle prove di notte. Presentiamolo, faccelo vedere, apriamo un attimo il box. Anni? Questo c'ha 6 anni. Ma è già stato in piazza? Sì, ha fatto le prove di notte. Prove di notte. Brian De Marchesana, sì. Caratteristiche? Ah, cavallino veloce. Un cavallo ci può venire. Vediamo un po' come va le prove di notte, la tratta. Se è il caso di fargli fare qualcosa, cioè qualcosa, di fargli fare il palio quest'anno oppure più per il prossimo anno, vediamo un po' come si comporta, però in provincia si comporta abbastanza bene. Ormai qualche anno ci gira, però sa, la piazza è piazza. Ha fatto anche qualche corsa in piano? Sì, no, no, all'ippodromo no, solo provincia, ha fatto Montichiano, ha fatto Fucecchio, protocollo più chiaro. Ha sempre montato te? No, l'ha montato anche Alessandro Cezzosio. Sì, sì.
previsita e poi la notte, e poi se dalla notte lo vogliono vedere la mattina. Sì, le prove l'ha già fatte, quindi alla tratta ci può andare benissimo, poi vediamo. Lo monteresti? Vediamo, dipende il lotto che fanno. Allora, benissimo, il nome diciamolo? Brian De Marchesana. Brian De Marchesana, allora ok. Grazie Giuseppe, spostiamoci, andiamo a sedersi per la nostra intervista. Allora, abbiamo visto il cavallo che sarà presente alle previsite e poi probabilmente anche alla tratta, un bel cavallo, un bel soggetto, e presentiamo Giuseppe Zetti, detto Gingillo, ha vinto 3 carriere, ne ha corse 29, è nato a Siena il 30 luglio 1982, fra un mese e poco c'ha il compleanno. Figlio di Valente, altro fantino, quanti ne ha vinto il tuo babbo? Due. Due, nell'Onda? E nella Chiocciola. E nella Chiocciola. Antonio Zed, il babbo, e fratello dello Zed, Virginio Zed, l'uno ha vinto 20. Dov'è? Sempre nelle regolari? A Pisa. Pisa. Allenava lì. Allora, 29 carriere, inizia la prima nel 2002 e l'ultima nel 2022. Ha vinto agosto 2008 nel Bruco con l'Esidro Gudoro, poi vedremo questo palio. Poi l'anno dopo, luglio 2009, Tartuca con Già del Menir. E poi il 16 agosto 2018, Lupa con Porto Alabi. C'è un po' di distacco da, Perché? Vedrai. Tanti cavalli buoni non sono stati montati dopo. Vabbè, però ora io lo leggo, Ma leggi, leggi. Giove Deus, Giostreddo. Giove Deus che ha vinto, niente. Elfo, niente. Elfo, niente, nemmeno. Niente. Morosità prima, sì. Sì, ma l'ho montata al debutto. Mocambo, Naike, Poloschi, Oppio, Porto Alabe, Porto Alabe l'ha rimontato. Vabbè, cioè, l'hai montato, non ci interessa. Allora, Giuseppe, siamo a pochi giorni dall'inizio della festa. Che festa sarà per te? Festa è quando si vince. No, vabbè, dai, sicuramente quando sali a cavallo, almeno io per quanto mi riguarda, sono delle belle emozioni, dai. Quando risiedi in piazza, vedi tutta bella gente, ti rendi conto e cioè, tanto quando decidi di fare questo lavoro è perché vuol dire ti piace e lì raggiungi il top, no? E quindi poi alla fine è una festa, però poi è chiaro, poi arrivi il giorno del palio e il giorno del palio invece la festa si trasforma in una guerra l'un con l'altro, no? Giustamente tutti vogliono vincere e poi festa la fa uno e basta. Senti, e l'inverno com'è stato nei rapporti con le contrade? Ma buoni. No, non mi posso lamentare, dai, visite ce n'è stata abbastanza, interessamento ce n'è. E le stazioni delle contrade ti è piaciuto o no? Ma, se no si rifà, No, quello non si può rifare. No? Vabbè, stazioni contrade poteva andare meglio, poteva andare peggio, sicuramente. Un po' meno situazioni ci sono, ma insomma, poi dipende, nel senso. Poi alla fine, sai, se uno non si mette a guardare tanto rapporti, le situazioni ci sono anche. Non è che se uno guardasse solo il cavallo da fantino, però è chiaro, devi guardare anche per le situazioni lì, giustamente, sia per cose passate, sia in prospettiva per il futuro,
perché l'inverno è fatto anche di stevose di chiacchiere, ragionamenti, dove ti può prendere qualche vantaggio e quindi vediamo, sono valutazioni che poi farò il 29. 29, i cavalli li segui da qua quando le danno? Sì, 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 sto a casa. Televisione? Telefono? Televisione, telefono a portare in mano. Un telefono solo? Ma forse anche più di uno. Ehi, benissimo, anche il cavallo è contento, lui si sente partecipe, forse più di uno. Allora, hai montato in varie contrade, alcune ci hai montato ripetutamente, tipo la Civetta, il Bruco, l'ho montato molte volte, e la Tartuca, l'Aquila, insomma, hai fatto, diciamo, dei passaggi sulle contrade che ti hanno dato fiducia per portare a giunto. Ecco, tre vittorie su 29, ecco, nelle altre 26, quali erano quelle che potevi vincere, che poi qualche buccia di banana per strada? Ma non vinci tanto, non vinci, e quindi è chiaro, poi io sono molto ritio su me stesso dopo il palio e a volte trovo anche gli errori. Ti dai qualche schiaffo? Che magari poi non ci so, no? Perché tanto a cose fatte e poi si hackera sempre bene. Uno dice, se tornassi indietro, farei un'altra scelta, sia dove andare a montare, sia in corsa, no? Però sai, se si potesse rifare sarebbe tutto più facile, proprio è nella vita questo, non solo nel palio. Ma non c'è proprio un palio in particolare dove io, ma quello l'ho perso bello, non so, dove c'è quello stacco e dici te, sai, quando monti un primo cavallo, è lì le colpe non ce la dà a nessuno, no? Cioè, poi la corsa ti si può mettere bene o male, però quando monti un primo cavallo c'hai più chance di vittoria, e quando lo monti, lo rimonti e lo rimonti, nel giro di tre pali uno lo vinci per forza. Cioè, matematico. Sì. Senti, a luglio dell'anno scorso che è successo? L'anno anno scorso avevo diverse situazioni, però cavalli, vabbè, allora intanto partiamo dal presupposto che è stato fatto un lotto molto in basso. E dopo, 8 nuovi? Eh sì. Cioè io dopo qualche anno più di te mai vista una cosa del genere. No, ma poi è stato fatto un lotto in basso più che altro con 2 anni di blocco. Sì. In quei 2 anni di blocco non c'è stata possibilità di vedere cavalli nuovi. Quindi ecco, vedi, già lo facessero quest'anno è già diverso, qualche cavallo nuovo in più si è visto, no? Ma l'anno scorso è stata una cosa tragica, perché alla fine i cavalli un pochino più competitivi erano 4 e gli altri 6 erano sotto tanto, e qualcuno ha anche un difetti grossi, no? Cioè anche l'ho montato io, comunque un cavallo non è mai stato al canape né in provincia e nemmeno lì l'ha dimostrato, in curva sempre dava problemi. Quindi sai, quei giorni lì ci lavori e penso di aver fatto anche un bel lavoro in avanti col cavallo, però non è che ridomare un cavallo non è facile, insomma, ecco. Cioè, tanto cavalli ci vuole il suo tempo, probabilmente un cavallo in quel modo ci vuole almeno un anno in più di esperienza. Ecco, e gli umori di questa tratta quali sono? 2 da corsa, 8 da passeggio, 8 da corsa, 2 da passeggio. Di questa di ora? Sì. Ma sembra che vogliano prendere tutti i cavalli buoni, l'8 in alto. Io, per quanto mi riguarda, se fanno l'8 in alto mi va bene. Questo lo dicono sempre. Poi fanno come li pare, ecco, giustamente. Non siamo troppo vicini, però. Giustamente devono fare come li pare. Però, insomma, come hai detto te l'anno scorso, 2 pali non belli. Uh-huh. Luglio per un motivo, agosto per un altro. Sì. Anche perché poi c'è anche da pensare che i cavalli devono essere montati. Scherzo, ma devono essere poi fatte le strategie della contrada, insomma c'è tutta una componente importante. Allora, se andiamo su cavalli esperti, già che conoscano tutto il rituale della festa, ne guadagniamo tutti, no? Di sicuro. Cavalli esperti alla mano è più facile sia in corsa, sia fra canapi, sia che uno faccia il palio a vincere, sia che uno faccia un palio a guarda un po' la rivale, anche se non si fa grosse cose, ma insomma un'occhiata gli può dare. Quando un cavallo comincia a avere difetti al canape in partenza, fai poco. Senti, ma contano più Fantini o Capitani sull'aspetto cavalli, sulle riflessioni, decisioni?
quanti, come, perché prendere o non prendere? Ma senti, io se vengano tutti gli anni a sentire un po' sul lotto, come crea il lotto, ecco, e uno gli dice la sua, però non è che sempre viene eseguito, ma non perché devono fare a prescindere quello che si dice noi, Però sicuramente si fa di lavoro, quindi ecco, è un consiglio anche. Ora, un conto se mi dici tra prendere le due o tre punte e non prenderle lì, è giusto dici dal capitano perché deve fare quello che gli conviene, no? Però quando si va a fare un ragionamento sui 10 cavalli, secondo me il fantino ha sempre interesse ci sia a cavalli e non hanno grossi difetti, no? Quindi non è che uno... Se ti dice un nome vuol dire che c'è un motivo, perché lo dice, no? Senti, il protocollo, il gruppo dei cavalli com'è quest'anno? Ma qualcosa di buono nelle corse si è visto, dai. Qualche cavallo nuovo che potrebbe rientrare nel lotto ci può essere. Però poi vanno visti anche un po' in piazza, perché tanto la piazza è piazza. La piazza è piazza. Allora... Mossier è stato riconfermato, ci fu un'esperienza a luglio con Bircolotti, poi diciamo, la situazione fu abbastanza ingestibile sotto certi profili. Palio particolare. Palio particolare, sì, quello lo ricorderemo così quando vogliamo ripercorrere l'evento. Ambrosione è una garanzia, no? Sì, vabbè, ha bisogno di garanzia, ha sempre fatto bene, però io penso che alla fine, in quel palio di luglio l'anno scorso, lo metteva a dura prova anche a lui, secondo me. C'è stato un palio veramente particolare e difficile dove è successo di tutto e di più, quindi insomma io mi metto nei panni di un mossiere che non farei mai, questo, anche perché poi Renato secondo me non è facile. No, Renato Piccolotti è un grosso professionista, una persona di esperienza. E probabilmente lì c'è stata una situazione dove Renato da un lato, i signori col sindaco che erano sul palco da un altro, nessuno penso abbia voluto un attimo interrompere la situazione con la bandiera verde, andiamo all'entrone, parliamo che cosa vogliamo fare a grandi e poi decidiamo, perché era diventata la sagra dei sarciccioli, diventava un gioco così abbastanza, anche perché poi quel cambio di rincorsa io rimasi un attimino perplesso, no? Cioè, c'è un ordine che è stato dalla lettura della mossa che è stata trascritta e poi un cavallo si fa male e si mette quello che c'era dopo, no, insomma, per cui diciamo tante cosette sono state travisate. Allora, i tuoi rapporti con i tuoi colleghi come sono? Buoni, meno buoni, dipende, come tutti poi alla fine, no? Sinceramente io non sono invidioso di nessuno, non ce l'ho con nessuno, però magari ci può essere qualche collega che ci può collaborare un po' di più, anche nei pali fuori, quindi di conseguenza può anche in piazza, magari c'hai anche delle contrade dove, dove alla fine le cose possano collimare, no? Gli interessi possano collimare, ecco, altri meno, perché non c'è la situazione, non perché c'è niente di contro quello o contro quell'altro. Senti, pari fuori come sono andati finora? Ma senti, Fucecchio niente, poco bene, perché è un cavallo nuovo, un cavallo che ha sentito un po' il fatto di stare fuori di casa, si è un po' stressato quei giorni lì e il giorno del palio non ha galoppato come ci si aspettava, ecco. E Legnano positivo, dai, sono andato in finale, alla fine montavo un cavallo che avevo acquistato quest'inverno insieme alla contrada, aveva fatto due corse per fare un po' di esperienza durante la primavera, alla fine in finale è secondo, al cavallo c'è un po' da dirgli, poi è chiaro se vince ora meglio, però da un cavallo non è che si può pretendere la luna in pochi mesi. Beh, il suo dovere è affatto. Sì, sì, dai. Luglio e agosto, chiaramente sarai fra i 10 fantini che monteranno nelle due carriere e... Come lo senti questa stagione palesca senese? Come la sento io personalmente? Personalmente. L'anno scorso, logicamente, si usciva dal pandemia
diciamo, quattro carriere non disputate, per cui un po' un riordino delle idee. Ora le cose sono diverse, no? Sì, sì, sì. Ma sai, personalmente mi sento pronto fisicamente e mentalmente. Sono tranquillo. L'unica cosa è, vabbè, come tutti, no? Cioè, un po' di preoccupazione arriva al 29 e riuscire a montare un cavallo che mi consenta di fare il palio. Io so che ho bisogno di quello. Quando arrivo a montare un cavallo competitivo, poi sta a me. Allora, saremo tutti disponibili a fare una bellissima corsa. Chiaramente tutti volete vincere. Io sto intervistando tutti i suoi colleghi e logicamente uno si lavora, si allena per vincere. C'è due coppie di rivalità. Una determinata da ambo le parti, che ho la Tartuca, un'altra determinata da parte sola, l'onda verso la torre dice io non ho rivali se non Loca e l'onda no. Ecco, cosa accade ora con gli ultimi eventi, le ultime punizioni? Non si può fare più niente o si può fare qualcosa? O si può fare in corsa? Vabbè, in corsa penso che sempre stato fatto, sì, più o meno, no? Però la corsa qua vedi come ti si mette, sicuramente in partenza riesci a controllare di più le cose, perché poi ci sta che dopo non ci riesci più, no? Però come dici te, certe cose non si possono più fare, o almeno finora i segnali sono stati questi, chiari, non lo so. Per quanto mi riguarda voglio pensare a fare un'altra cosa, ecco. Chi lo fa un'altra cosa. Sarà qualche un altro che ci deve pensare. Senti, te hai debuttato nell'agosto del 2002, per cui sono oltre 20 anni che corri il palio. Ecco, questi 20 anni è cambiato molto? Il palio? Sì. Ma è cambiato. Siamo lì, dai, le cose sono le solite, cambiano un po' personaggi. Prima c'è stato il periodo dove c'era l'apice Bruschelli, che sicuramente aveva tutti i suoi vantaggi, che si era creato. E te sei stato quanti anni dal Bruschelli? Io un anno. Un anno solo? Sì, sì. Prego, continua. E niente, ora vabbè, c'è Giovanni, che giustamente tutte le vittorie che ha preso negli ultimi anni, sicuramente vabbè, il potere ce l'ha di più e la scelta anche per andare a montare un cavallo buono, sicuramente si sono aumentate, no? Quindi, nel senso, poi alla fine il palio è sempre il solito, più o meno. Sempre il solito. Cambiano personaggi, ma il palio è il solito. Te preferisci montare in una contraria senza rivale? Voglio montare il cavallo buono. Cavallo buono? Sì, sì. Tanto senza non si va da neppure. Ma ce l'ha già in mente? Ma qualche cavallo, ti ho detto, ce l'ho in mente. Nomi non le dico, però. No, chiaramente non. Però ecco, se può essere anche un cavallo che un dirigente non ci fa, ma se chiamo perché mi piace il cavallo, qualcuno, a differenza di altri anni, bisogna si fidi, che vuol dire ci vede qualche cosa. L'esperienza ce l'ho e non è che le cose le ho mai dette a caso, bene o male sono sempre tornate, quindi. Senti, ti hanno chiamato o hai chiamato anche te? Per andare a montare. Quando? Nel tutto. Ah, negli anni? Ah, è capitato che mi hanno chiamato e ho chiamato anche io. Sì, pronto? Sì, sono pronto. Alla fine, quando c'è una situazione e ti piace tantissimo, non è che uno si deve peritare. I telefoni servono per quello e se fanno veloci loro, devi fare veloce te. Senti, parliamo un attimo qui dell'azienda, perché vedo che stai sempre migliorando tutte le strutture, attrezzature, eccetera. È un bel impegno, no? È impegnativo. Mi piace, sono soddisfazioni, era un posto che comunque quando l'ho acquistato mi piaceva. Sei in aperta campagna, non ti rompe le scatole nessuno, sei in mezzo al verde, però sei a due passi da Siena. Meglio di così, è chiaro che è un posto e per il lavoro che faccio io servono e sono servite delle migliori da fare per delle comodità. Ma ora hai già
organizzato tutto, scritturato sì, tutto o no? Più o meno, dai, le cose importanti sono state fatte, dai, c'è la pista, la giostra, il fienile, boxes aumentati. In questi dietro? Sì, sì, sì. No, no, dai, più o meno, poi qualcosa, se da retta c'è sempre da fare, no? Però... Senti, e la moglie allenatrice? Ha preso la patente, ha preso. Ma sì, dai, ti fa qualche baccalà o no? A volte come gli faccio io, dai. Ma lei monta sempre? Sì, quando c'ha tempo, sì, gli piace, è che anche lei il tempo non è che ce n'ha tanto, che tra qua, tra che comunque studia sempre, quindi alla fine il tempo ce n'ha può anche lei. Bene, bella coppia, che poi troveremo, perché chiaramente la parte finale sarà... E in un momento di goduria per Mario e Poggi Bonzi. Allora, ora vediamo Giuseppe a cavallo. Che cavallo monterai per fare le nostre riprese? Charlie Brown, perfetto. Anglo-arabo. È un cavallo che fa nella vita come attività? Ha corso all'ippodromo, ha vinto, e poi ha corso anche in provincia, ha vinto una corsa con Alessandro Cerzosi, a Piano delle Fornaci, ne ha vinta una con me a Fucecchio. È un cavallo che in prospettiva per la provincia può essere un cavallo discreto. Bene, allora vedremo Charlie Brown, però ora... Vediamo la carriera, la prima carriera vittoriosa il 16 agosto del 2008, Bruco e l'Isidro Lugodoro, cavallo che era d'Andrea, giusto? Sì. Bel cavallo. Bel cavallo, sì. Ecco, questo palio come è nato, come si è sviluppato? Ma allora, il palio lì, allora, quell'anno intanto venivo da una squalifica a luglio 2008. E quindi c'avevo un colpo da sparare e basta, e c'avevo ancora a vincere il mio primo palio, monto questo cavallo nel Bruco, che era un cavallo chiacchierato perché insomma piaceva a tutti. Quando arrivavo da Sardegna, me lo ricordo a 3 anni, che ha visto a fine annata un po' tutti i fantini, quando sei alla ricerca di cavalli vai in Sardegna, questo cavallo l'avevo già intravisto, no? Un cavallo che mi piaceva. Poi niente, stavo acquistato bella struttura. Era stato acquistato da Ghetti e poi insomma è stato da Andrea e niente, ha fatto un po' di pali più o meno bene, ma ecco, ci si aspettava molto di più da questo cavallo. Quindi quando si arrivava a montare nel Bruco, è chiaro, non è che avevo questa possibilità di scelta, quindi è stato non ti di obbligata, ma comunque il rapporto al Bruco già c'era. I discorsi durante l'anno già c'erano, quindi c'era la possibilità forte di montarci, tocca sto cavallo e più o meno contento, però con qualche dubbio perché ci si aspettava un po' di più, no? Poi invece montando quelle prove, ho detto ma sto cavallo io non so se a forza di mettersi i piedi ha imparato, perché cioè, sentivo andava veramente bene, quindi molto convinto di fare un gran palio. E poi se mi girava un po' bene, tutto era sbarcare un po' il primo giro, perché in partenza non era velocissimo. Quindi se sbarco il primo giro sono convinto di fare un gran palio. Poi, bel motore. Si è messa bene e sono riuscito a vincere il mio primo palio. Allora, 16 agosto 2008, Bruco, l'Isidro Lugodoro, la prima vittoria di Giuseppe Zede. Poi lo vedremo a cavallo, poi continuiamo la nostra puntata con... il momento della pappa, dove sarà presente anche Mario Poggi Bonzi e il nostro Pietro. Ecco, è entrata fiancata, la mossa è valida, va in testa all'oca, Montone, Pantera, Torre, Drago all'esterno, il Drago all'esterno che guadagna la prima posizione, primo San Martino con Drago, Oca, Torre, Pantera, Bruco, Selva, Montone, arriviamo al primo casato con il Drago che sta veramente, è caduto il fantino del Drago ed è l'Oca che all'interno prende la prima posizione, seconda posizione per lo scosso del Drago, terzo il Bruco, la Torre, la Selva, Tartuca, Nicchio, Pantera e Aquila che si stanno nervando e andiamo al secondo San Martino con l'Oca che conduce in seconda posizione il Bruco all'esterno e allo scosso del Drago, quarta posizione per la Torre. Vediamo questo ultimo giro con l'Oca che sta andando verso il San Martino, però è il Bruco con l'Isir che prende la prima posizione, Bruco in testa, Oca, lo scosso del Drago, la Torre, Nicchio, Montone,
la selva, la tartuca, e arriviamo alla conclusione di questa carriera, una carriera splendida con il Bruco vittorioso, un grande palio di Elisir di Gingillo, una grande corsa, una bella rimonta, e possiamo veramente dire di aver visto una grande carriera. Bene, ora iniziamo la parte finale della nostra puntata, la nostra intervista con Giuseppe Zedde, detto Gingillo, la parte più bella che Mario aspetta con grande attenzione e con grande anche appetito. Allora, come sempre, io passo il microfono a Pietro Federici con la battuta, vai e torna vincitore. Mai diventata un cult. Buongiorno Mario di Poggi Ponzi, che ha già la bottiglia pronta, e buongiorno ovviamente a Giuseppe. Dunque Giuseppe, hai fatto l'intervista con Franco, avete visto il palio del Bruco, avete visto tante tante cose, avete parlato anche un po' di lavoro d'inverno. So che l'inverno non è stato semplice comunque in casa Z, avevi avuto anche dei problemi con il personale, ma questa è una domanda che ti faccio generale: la passione di questo lavoro nei tempi moderni, anche e soprattutto nelle nuove generazioni, fai difficoltà a vederla, o forse è proprio una categoria poco protetta in generale in Italia? Sì, vabbè, sicuramente è poco protetta, però fa fatica a vedere anche quella passione che ci si metteva prima. Cioè, non è che non c'è, però i numeri secondo me si sono un po' abbassati. Ecco. Secondo te qual è la causa, il motivo? Forse sono anche le generazioni diverse, il mondo che va avanti, cioè secondo me questo è un lavoro e deve partire dal ragazzino a montare a cavallo, e magari inizi un po' per gioco, poi però alla fine lo fai diventare un obiettivo perché vorresti fare quello da grande. E quindi sai come fai, cioè alla fine a giorni d'oggi, ma anche prima, però a giorni d'oggi a maggior ragione uno deve studiare. Certo. E quindi se studi non c'è troppo tempo per fare quest'altro, no? E quindi non viene avanti, quindi è un po' impensabile di arrivare a imparare un po' a montare a cavallo a un'età dove ormai sei maggiorenne, cioè quando diventi fantino? A 30 anni? Cioè dopo la carriera già è corta, così la corsi ancora di più, no? Sicuramente. Invece prima succedeva, te iniziavi da ragazzino, a 18 anni iniziavi a montare in provincia, quindi già eri in grado di fare qualche corsa. Poi da lì a diventare fantino ce ne passa ancora, no? Che devi fare delle esperienze nelle corse in provincia, nei pali fuori, e poi dopo l'esperienza te devi anche fare lì dentro. Chiaramente, no? Chiaramente. È quello il discorso. Ed hai detto che la carriera è corta, ma negli ultimi anni si sono anche allungate comunque le carriere. Se pensiamo anche a sì, Trecciolino, che è arrivato comunque all'età di 50 anni. Sì, si sono allungate, che sicuramente si sta un po' dietro, un po' più al fisio, no? Non ti periti, alla c'è una preparazione diversa, c'è... Per quanto riguarda me e altri, insomma, si fa anche una vita diversa, si cerca di non straviziare troppo, di ecco, fare una vita un po' più da atleti e di curare molto il fisico, no? Ecco, cioè, a proposito di fisico, abbiamo visto tra i tanti fantini che abbiamo girato, ci hanno raccontato un po' le loro giornate, il loro allenamento. Qual è l'allenamento di Giuseppe Zedde? Abbinato anche all'alimentazione, che è diventata ormai una roba importante, primaria, o no Mario? Specialmente non riguarda lui, riguarda lui, tra l'altro, che
che sabato scorso è tornato, ha mangiato anche tortellini in brodo a giugno e gli fa onore questo. È già pronto. Tre giorni al mare. Tre giorni al mare. Ma io mi sposto dall'atleta vero, dai, se mi permettete. Ecco, parlaci un pochettino del tuo allenamento, la tua alimentazione, la giornata tipo. Ma sai, l'allenamento, là, mi faccio 4-5, a volte anche 6 uscite la mattina. E monto cavalli, quelli che preparo per farci le corse sia in provincia sia alle regolari. D'inverno molto a sella, perché fa bene, secondo me, stacchi anche un attimo dal discorso a pelo e comunque mi mantengo facendo almeno un'uscita al giorno a sella e le altre me le faccio a pelo. Palestra, c'ho un po' d'attrezzi a casa, non sono uno che piace molto la palestra, lo faccio perché, vabbè, perché lo devo fare, perché mi serve un po' per lavoro, però faccio le cose essenziali, ecco, non è che mi metto a fare il fisio e tanto, secondo me, serve a poco, ecco. Certo, poi dipende anche dalla cultura. Sì, ti potenzi un po', ecco, a livello addominali, schiena e fiato, poi il resto lo fa a cavallo, secondo me. Hai vinto Asti quest'altro anno, eh? Sì. Hai vinto Asti, quindi ora ci starebbe dare un proseguo, una continuazione. Ecco, come hai passato questi anni, l'inverno, questi 4 anni, diciamo, con lo stop del Covid per arrivare ad oggi? Non tanto bene, perché allora venivo da una vittoria e quindi nel 2019 mi sarebbe piaciuto battere il ferro quando era caldo, no? Perché rivincendo, ma io avevo la possibilità di rimontare subito un cavallo competitivo e insomma, poi guardando il 2019 lo so più o meno dove poteva andare a cascare e magari a situazioni anche positive, però non è stato così per via della squalifica e poi dopo è partito il Covid e quindi tutto rimandato al 2022. Insomma, alla fine sono stati pali e quelli interi danno. Chiaramente, questo è chiarissimo. Senti, con Franco, ora vi conoscete da tanto, te sei partito nel 2002 e voglio sapere la maturazione di Giuseppe Zedde vista da Franco e poi voglio anche la tua versione naturalmente. Nel frattempo faccio parlare Franco così intanto riesci anche a mangiare e a gustarti un pochettino il pranzo. Prego Franco. Dal 2002 ad oggi, andiamo a vedere che stai mangiando insieme a Mario. La settimana scorsa Mario ci ha raccontato che dopo aver pranzato ospiti di un fantino, poi nel pomeriggio merenda un fantino, lui sera arriva a casa e sua moglie l'aveva preparato i tortellini in brodo e il bollito con la salsa verde, la salsa verde, poi c'era i sottori, insomma sott'aceti, un po' di roba c'era, tranquillo. Ha ringollato tutto, ti toccava mangiare tutto, però non è finita lì, il giorno dopo ci ha confessato che con la parte di lessa avanzata l'ha fatto le polpette, giusto? Adesso lo butti mia via, non si butta via niente, polpettine ne mangiava 5 sole, chiamata le polpette. Poi si sta al mare, viaggio premio di 3 giorni. Sì, e mi sono... sono messo sulle scoglie, mangiavo tutto da sole, ma parecchio, Mangia, lui parla sempre di mangiare. Sì. Allora, Giuseppe, la sua maturazione è, arriva a figlio d'arte, per cui ha una discendenza familiare, ricordiamo Valente, fino agli anni 60, giusto Giuseppe? 70. Anni 70. Poi il fratello più grande, Virginio, e lui ha iniziato anche lui a montare a cavallo, poi è stata regolare, poi ha fatto dei pali, non so, mi sembra abbia fatti 3 o 4. Sì, 4-5 mi sembra, 5. Con la sfortuna montava nell'Aquila e fu la vittoria di Andrea Mari nella Pantera al primo pali, lì proprio ci fu un arrivo da Cardiopalma. Giuseppe ha maturato 2 vittorie, una presa all'altra. La terza è arrivata dopo un qualche anno e, come diceva anche nell'intervista, non ha avuto grandi occasioni di grandissimi cavalli. Quando il cavallo ha avuto la fortuna di poterlo montare, cavallo conosciuto o cavallo diciamo semi nascosto, per cui cavallo sul quale si poteva
ipotizzare il Palio e la Mirati 3. Io credo che è uno delle monte cercate, per cui significa uno che con i suoi telefoni avrà molti squilli, poi sarà lui a mettere in parcheggio una cosa, in parcheggio un'altra, aspetta un attimo, ora devo fare una verifica, insomma tutti quelli che sono i giochi che appartengono una volta segnati i cavalli fino alle definizioni delle monte. E lì sono situazioni dove te scommetti il risultato, sotto il profilo che speri di montare un cavallo in una certa maniera, se quel cavallo è andato in un'altra contrada dove lui non ha rapporti o del genere, per cui deve montare su cavalli che forse ci crede un po' meno, però poi come tutte le cose possono cambiare strada facendo, per cui io credo che Giuseppe sarà quest'anno uno dei fantini da osservare con grande attenzione, perché è arrivato da una vittoria anti-Covid, poi il Covid chiaramente ha scostolato tutte le carte, però io sono convinto che Giuseppe lo vedremo a cavallo in una contrada che gli dà fiducia, con un cavallo competitivo, perché dipende questo che vorranno fare 10 capitani, se vogliono andare a crearsi un parco di cavalli vincenti o se vogliono fare una strategia molto ristretta, dove poi la monta diventa più difficile, per cui diventa una cosa abbastanza inusuale. Però è uno che c'è ancora da dire molte cose. Assolutamente, no, sono assolutamente d'accordo. Giuseppe, la tua versione invece, da quando sei partito, quindi l'esordio, per poi arrivare a oggi, quando hai vinto tre pali, poi ci fu forse quel palio famoso dove eri caduto con il bruco al primo casato, che eri primo, e lì probabilmente un po' le cose erano cambiate, ti eri fatto anche abbastanza male. E poi però ci fu questo palio della rinascita meraviglioso con la vittoria di rincorsa. Com'è maturata la persona Giuseppe Zedda in questi anni? Come è maturata, vedrai, a forza di fare questo lavoro piano piano verrai, ti fa l'esperienza, ci batti un po' la bocca, sicché vedrai piano piano maturi sempre di più, no? Però alla fine arrivi a un certo punto e ti rendi conto, se sei consapevole dei tuoi mezzi, come dicevo prima, alla fine io sono consapevole, quindi se no, cioè, lo dicevo anche prima di vincere nel 2018, no? Certo. Che era un po' di anni non vincevo, alla fine poi quando è capitata la situazione per poterla sfruttare, mi sembra l'ho sempre sfruttata, quelle poche volte mi è successo l'ho sfruttata, quindi spero che mi ricapita, perché ecco, ho una maturazione tale da sfruttarla. Chiaramente, ecco. Chiaramente, quindi abbiamo visto un po' anche Giuseppe Zedda detto Cingillo a tutto tondo. Adesso io, Franco, direi di fermarci e poi andiamo alla pesca del Barbero, che ovviamente rappresenterà la contrada che monterà Giuseppe Zedda a luglio, con poi di conseguenza la firma della maglia di Mario Di Poggi Bonzi, che giustamente ancora gli dà di gotto. Pubblicità e poi ritorniamo. Benissimo, siamo tornati per questa ultima parte di Fantini a cavallo insieme a Giuseppe Zedda, detto Gingillo, momento topico, la pesca del Barbero. Come vedete abbiamo anche il sacchetto nuovo blu, la nuova colorazione. Che non è tuo. Che è mio. E ho portato da casa. È di Walter. No, è mio. Vabbè, ringraziamo allora Walter. Intanto Mario si è già messo la maglia, dopo facciamo anche uno spettacolo meraviglioso. Allora Giuseppe, pronto, pesca pure il Barbero, che va a rappresentare la contrada che monterai per il Palio di luglio del 2023. Prego. Senza guardare. Bravo. Drago, drago, drago. Intanto si sta chiamando Francesco Zanibelli. E Giuseppe Zedda monta il drago. Allora, parlaci un pochettino del drago. Immaginati 4 giorni con la dirigenza di Jacopo Gotti, vittorioso nel luglio del 2022, se c'è
ha già avuto dei rapporti in passato. Immaginati questi 4 giorni e la situazione. Ma allora, intanto vedi se ci vado a montare, ci sarebbe chiedere al capitano. No, ci vai perché qui è appena ah, pescato, sì. Te sei già lì. Ah sì, sì, lì. Ti devo immaginare. Sì. Ma che mi immagino? Mi immagino che vedrai se montassi nel drago. È un palio dove c'ha a pensare a fare una cosa e basta, non c'ha manco la rivale, quindi... Poi vieni fresco di vittoria, perché... Viene fresco drago... di vittoria, a differenza mia, e... Insomma, ora un palio ci starebbe bene. Certo. Quindi... la motivazione che un anno lo ce la metterei. Ce la metti te, quindi andresti a completare la missione del drago. Quindi ci monteresti con un lotto alto, con un lotto basso? Ma dipende. Te vuoi lotto alto, però insomma. Io so per lotto alto, poi basta montare un calo competitivo. Quindi questa è la stessa idea di Jacopo Gotti, che solitamente anche lui ha sempre detto di volere il lotto alto. Quindi Giuseppe Zedde, detto Gingillo, monta nel drago. Senti, 4 giorni invece incontrata, come li passi solitamente? Non nel drago, che parliamo in generale. Ma vabbè, dipende un po' le situazioni, però... Bene, dai, dipende anche il cavallo monti, se è un cavallo e in quei giorni c'ha da lavorarci, allora sai, c'ha da pensare un po' più a sistemare il cavallo, certe cose, insieme al veterinario, al maniscalco, se invece è un cavallo che ti impegna meno, perché è un cavallo ormai già esperto e tutto, la vivi anche un po' più sereno, certo. No? Perché tanto ti concentri già per il giorno del palio, guardi le altre accoppiate che fanno. Ecco, ti piace anche immergerti magari nei popoli o preferisci stare io in disparte e concentrarti? No, io se c'è la possibilità mi piace di... Magari di ecco, insieme. Prima, siccome sai, sono un carattere un po' più chiuso a confronto a altri, no? E quindi ma ci metto un po' di più, però ecco, se mi danno il via, fo anche alla svelta. Certo, dipende anche certo, dal contesto. Certo, se anche una contrada già un po' più parata, allora anch'io sono più parato, no? Se no, anch'io mi sciolgo e in certe contrade il feeling si è creato subito, sì che è anche giusto viverla un po'. Certo. Non troppo, perché sicuramente poi un fantino deve essere anche concentrato per il giorno del palio, però un po' io insomma è giusto anche per la contrada poi. Ecco, mentre la serata, dalla cena della prova generale per poi arrivare al giorno fatidico, invece quella come la vivi mentalmente? Ma io bene, dai, per ora la sera prima diciamo è festa, perché la cena dove insomma entrata diciamo festeggia prima del palio, no? E dai, il momento un po' brutto è il dì che stai a ragionare su cosa dire, sul discorso. Ecco, te lo prepari il discorso? No, un po' abbracciatura, però ma ci penso un po' io, no? Certo, come fanno in molti. E poi niente, poi, vabbè, il giorno dopo concentrazione sul palio, il momento più emozionante è il momento della benedizione, quello è il momento a me piace più di tutti. Piace anche quel silenzio sì, che e c'è poi, attorno. Il silenzio e poi... Dopo la benedizione c'è la contrada e ti carica mille. Naturalmente, e poi quello forse è anche l'ultimo istante in cui vedi tutto il sì, popolo sì, intorno, sì, quindi sì, sì. Lì proprio vai in missione e devi naturalmente andare e tornare vincitore, come si dice sempre. Quindi, Giuseppe Zedde detto Gingillo nel drago per la carriera di luglio 2023, il primo fantino che ha pescato il drago, ecco Franco, lo vedi? E adesso però è il momento ancora più importante, il momento di Mario di Foggibonzi, che ha finito praticamente una bottiglia di vino, anche Franco ha dato il suo contributo. No, allora bordolese è sua. Bordolese è sua, però qui il bicchiere c'è un po' di rosso. Sì, leggero. Leggero, leggero. Mario, basta, ora bisogna andare alzarci in piedi. Allora... Giuseppe, guarda, ci alziamo e adesso andiamo a firmare la maglia. Come vedi, guarda, dietro c'è... No, ci mettiamo qua, invitiamo Mario. Come vedi, qui ci sono tutte le frasi celebri di Franco e dietro dovrai scrivere una frase che magari potrà diventare celebre, no? Perché adesso te devi pensarti Franco. Quindi, immagina, lavora con la mente... E vai a scrivere la frase in stile masoniano su
Giuseppe Zette, detto Gingillo. Prego. Mario, apri il pennarello. Prego. Dove la facciamo la firma? Vediamo, vediamo. Sì, a favore di camera. A favore di camera. Grazie. Vai, allora, metti lì in basso, vai pure Giuseppe. Sopra le mele. Sì, sì, sopra le mele. Vai. Qua giù? Sì. Se la tiro anche, dove lo devo fare? Qui? Questa è una cosa deve di Franco poi, no? La dirà Franco, sì, 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 okay, certo, okay. Certo. Allora, Franco deve dire che... Che lui sceglie il corsivo. Gillo, mette il... Quarto. Sto pennarello è Franco e piglia fuoco, Mario. Sì, piglia fuoco il pennarello. Allora, no, ma aspetta, mettici la firma, poi la leggiamo tutti insieme. Poi la facciamo dire anche a Franco, quindi. Che funziona il pennarello? Va, 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 va. Ma è un altro lì. Gingillo. Che ha scritto Gingillo mette il quarto sigillo, è il suo auspicio di vincere il suo quarto palio. Aspetta Mario, vieni un attimino qui, facciamo vedere anche la firma del sole. No. Samu, se riesci a fare, a prendere proprio il collo di Mario. E ti dava anche fuoco il pennarello. Ha preso fuoco il pennarello. Allora, facciamo vedere la schiena di Mario, che è stato a San Vincenzo, giustamente ha preso il sole, e questa è una firma importante, con il numero 10, Mario di Poggibonsi, detto Minucci. Grazie mille a Mario di Poggibonsi, grazie mille a Giuseppe Zedde, che vuole mettere, giustamente, Gingillo, il quarto sigillo. Franco, a te la parola con il saluto finale. Rimettiamoci pure a sedere, grazie soprattutto a Mario di Poggibonsi. Quindi, motivazione importante. Allora, Mario, stasera Carla che cosa ti avrà preparato a casa per cena? Questa roba leggera, me l'auguro. Io penso che esce io dissi. Dal pranzo di Natale ora c'è il pranzo di Pasqua? No, c'è prima zampone o le lenticchie. No, stasera roba leggera penso, un po' di pesci. Per gratella c'è Bene, allora chiaramente grazie a Giuseppe Zedde, detto Gingillo, grazie alla sua splendida signora Federica, che salutiamo. Che Federica, devo dire, è stata molte volte nella vita si incontrano delle persone che ci danno degli impulsi e delle motivazioni diverse. Devo dire, su un cambiamento, ritornando alla domanda che mi ha fatto precedentemente te, di Gingillo negli ultimi anni, Federica, poi deve essere lui a testimoniarlo o meno, ha inciso molto, anche perché le donne sugli uomini incidono spesse volte, questo è importante, è positivo, qualcuna poi c'è anche la sfortuna negativa. Però te c'è una gran donna accanto a te, una donna molto... tecnica, una donna che sta organizzando anche la sua vita e contemporaneamente la tua, la vita dell'azienda. Pensate, ha già una laurea, sta studiando giurisprudenza per prendere la seconda laurea, per cui poi quando è avvocato, occhio alla ti stacca un orecchio. Allora, Giuseppe Zedde, detto Gingillo, il suo quarto sigillo. Gingì, come sempre tocca a te. Hai tutti i mezzi, hai la capacità, io credo che la contrada che ti monterà avrà grande fiducia nei tuoi mezzi e nella tua esperienza. Sei già un periodo vissuto a fare il fantino di piazza del campo, non ti manca niente, ti manca il cavallo. Speriamo che tu il 29 di giugno incontri il cavallo che ti porta alla vittoria. Grazie. Da casa... Giuseppe Zette, detto Gingillo, è tutto, a voi studio.